Pronto, Houston, abbiamo un problema, ci siamo, la stanza dello spirito e del tempo. La stanza c'è, è qui con i cavalieri dello zodiaco. Il tempo lo decidiamo noi, lo spirito ce l'abbiamo dentro, nerd, su tutti i fronti, eh? Attenzione, questa sera non ci vediamo da tantissimo tempo, è il nostro Vandro Nerd. Eccoci, buonasera, buonasera. E allora Dai, insieme a te lo sai è chi c'è? passata una settimana, dai, mi siete mancati per una settimana, però. Insieme a te c'è Beakins! Al Beakins! contrario. Buonasera ragazzi. E allora NGL! Rock and roll! Ma che è? Grande! Ciao a tutti! Poeta, maestro, mentore! Gabriel Wolf! Ehi là, buonasera! Buonasera a tutti! Il solo e l'unico! Grande Gabriel! E Il allora, solo e l'unico! ricomponiamoci. Ricomponiamoci, Oh yeah, baby! andiamo con una musica più soft, grazie Stream che ci ha messo queste musiche finalmente. Mettiamo questa che si chiama Anatre, eh? Vi piace Anatre? Ragazzi! Esatto, e penso sia una canzone di Mahmood. Allora, è da tanto tempo che non ci vediamo. Penso 5 minuti, ma dobbiamo dividerle queste live così la gente si riposa, si ripopola. Allora, secondo trailer uscito al Super Bowl, Il Signore degli Anelli, serie Prime, ci hanno speso 1 miliardo di dollari afghani, e cioè 6 biliardi. Praticamente con tutte le serie che hanno progettato sono arrivati quasi a spendere 1 miliardo di dollari. Veramente, Sì, non sto vero, scherzando. vero. Solo questa prima E serie. nessuna sul mio soggetto ancora, da sapessi quanto sto rosicando. C'hai Solo ragione. questa prima serie costerà 460 milioni di dollari, che praticamente è come un film. E andiamolo a vedere. Se Mandro è pronto, lo andiamo subito a vedere. Prontissimo. Sei pronto? E allora Sì. andiamo. Eccolo qua. Check it out. Ah, Non te lo sei mai facciamo una chiesto? cosa. Che altro c'è là fuori? Ci sono meraviglie in questo mondo, oltre il nostro vagabondare. Io lo sento. Applauso, applauso. Allora, ragazzi, comincio io. Che cosa devo dirvi? È abbastanza complessa la mia analisi, nel senso che io non ho letto i libri del Signore degli Anelli, ho letto Lo Hobbit, ho visto tutti i film del Signore degli Anelli e sono appassionato al. Molto di più al primo film, La Compagnia dell'Anello. L'ho lasciati per anni lì dove erano, per poi rivedermeli tutti di un fiato e mi piacciono, ma non per andare fuori di testa. L'ho sempre considerati film di intrattenimento, ma non ho mai sorbito quell'epicità. Adesso voi sparirete, gente che si toglie da. Non ho mai assaporato quella epicità che tutti mi raccontavano di vedere. Forse è sbagliato non aver letto i libri, sicuramente. Forse è più lì che sì. E poi tra di voi c'è chi ha letto i libri, quindi potrà dire meglio di me. Però è possibile che uno non legga il libro, ma vede solo i film, e viceversa. Non è detto che ci sia una regola, no, se non. Quindi, secondo me, invecchiano anche un po' male.
sono di un intrattenimento eccezionale, un'epicità che non sento, ma è come se i film mi facessero, ma mi abbiano fatto vedere un qualcosa che potrebbe essere molto più approfondito. Quindi, che cosa dico sul trailer? Il trailer non lo aspettavo per niente, perché appunto non è forse proprio il fatto di non avere aspettativa mi fa dire che questo trailer mi ha fatto venire il brividino e la pelle d'oca. Il brividino e la pelle d'oca, perché non so, sarà la scritta prima della Compagnia dell'Anello, eccetera, eccetera. Adesso sono nate tantissime polemiche su questo trailer, che io non ho ben sentito e non ho ben approvato, quindi ripeto, ci sarà sicuramente qualcuno di voi che saprà dirmi di più. Io a questo punto, dopo questo trailer, io attendo questa serie. Non mi piacciono i prequel non, di solito non mi appassionano, preferisco sempre andare avanti con la storia, però forse mi ha dato quel brividino che mi ha fatto pensare a dell'epicità. Ragazzi, ricordatevi che chi è in diretta può lasciare i commenti, così anche domande, se così rispondiamo tutti insieme, facciamo questa comunità, facciamo botte e risposte, ci divertiamo, passiamo un po' di tempo insieme. Bandro Nerd! Allora, come te, anche io non ho letto libri, né sul Signore degli Anelli, né sullo Hobbit, quindi ho visto solo esclusivamente film. Vabbè, su... nulla da dire su quanto mi siano piaciuti soprattutto la trilogia del Signore degli Anelli. E allora, da quello che ho capito, questa serie non è neanche tratta, cioè dovrebbe essere tratta dalle appendici del prequel, dei libri precedenti di Tolkien. Quindi, prima di L'Hobbit, quindi sì, o da una manciata di pagine del Silmarillion. Sì, bravissimo. Ma in realtà, cioè, solo l'ambientazione dovrebbe essere ambientata nella prima era, praticamente seconda. Nella seconda era, ecco. Quindi parliamo di milioni di anni prima dell'Hobbit, in pratica. Mille, dai. Quindi, e addirittura ho saputo che Amazon neanche si è comprata tutti i diritti di Tolkien, ma una piccola parte. Quindi questa serie, diciamo, è stata anche un po' inventata, è stata un po' articolata. Cioè, alcuni personaggi ci sono realmente, altri sono stati inseriti, tipo per esempio, che ha fatto molto scalpore... l'elfo di colore. C'era la gara, no, per chi l'avrebbe detto prima. Ragazzi, è uscita una polemica per questa cosa dell'elfo di colore che io non capisco. Ma scusa, che cos'hai contro le persone di colore? Assolutamente nulla. Io non ho nulla. Né contro le persone di colore. Ma siete sicuri di voler veramente sollevare questa questione? No, ma infatti, cioè, io l'ho buttata lì, proprio così. Quindi ecco, mi aspetto molto però da questa serie, perché già dal trailer, comunque dalle immagini, vedo che sono stati spesi bei soldini. Quindi spero che addirittura dovrebbero essere 5 serie, o 4 o 5 serie addirittura. Comunque mi aspetto molto, anche perché, ripeto, a me... Le trilogie che ci sono state del Signore degli Anelli sono state per me fantastiche, però ripeto, a livello cinematografico sono molto curioso di leggerle. Infatti ho appena ordinato il libro che ha detto Engiel, aiutami un attimo, Silmarillion, buona lettura, che però non diciamo parolacce, scusa no? Quindi quindi ecco, si vedono dai trailer i personaggi più giovani, perché c'è... Ci saluta Samantha intanto, ciao Samantha! Ciao Samantha! Samantha. Commenta, facci delle domande, dici anche la tua su questo elfo di colore che non è piaciuto a nessuno. Lim vuoi la guerra stasera, eh?
ci sono dei personaggi più giovani, c'è Galadrin che è più giovane, che l'abbiamo vista bionda, e quindi comunque qualche personaggio. Ciao Samantha. Allora, intanto Samantha dice finalmente vi vedo in diretta, siamo contenti, siamo ogni settimana in diretta. Vieni spesso a trovarci, domande, ci facciamo due risate con Gabriel e tutti questi fantoccioni. Allora, Vikings è tutta la settimana che ci rompe i papatoni con questa storia dell'elfo di colore. Allora, non ce la facciamo più. Mi scrive in privato, Lim, ma l'elfo di colore si sveglia la mattina. L'elfo di... Trovo dei messaggi, elfo di colore. Ma cosa hai contro gli elfi di colore? Gli elfi di colore? Allora, adesso dici la tua. Dipende quale trailer. Colore, maledizione. Gli elfi di mare, i dro, è roba da Dungeons and Dragons. Bravo, Gabriel. Parola. Ne parliamo con calma, dai, ne parliamo con calma. Gabriel, ti farei sentire il messaggio vocale che gli ho mandato. Ho detto, ragazzi, cioè, non traiamo subito conclusioni. Esistono degli elfi con... Un attimo, Samantha, poi te lo dico. Dal bianco. Guarda, Samantha, qua sotto c'è il banner dove c'è scritto di cosa stiamo parlando, cioè del trailer del Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, la serie di Prime. Però a questo punto, Beacons, cos'hai contro gli elfi di colore? Ragazzi, deriva proprio, è una radice che... No, scherzo. In realtà mi ha colpito molto, come diceva prima Mandro, e... lo scalpore che ha fatto, cioè, scusate, che cosa avete da dire su questo elfo dro? Ma quello è un dro, è un'altra cosa, è un'altra, cioè, ho capito, stupendo. Ma nel Signore delle... allora quell'altro, quello nel trailer c'ha pure la panza, porca allora, è pure sovrappeso. Dico una cosa, poi lascio la parola. È pelato e sovrappeso, però no. Però, cioè, voglio dire, questo è il Signore degli Anelli, hanno preso spunto dall'ambientazione e basta, questo va detto da subito. Ok. No, aspetta, finisco. Se fai così, però, allora devi ispirarti agli elfi dell'ambientazione di Arda. Non puoi ispirarti a qualcosa di più. Primo. Secondo, dire che un attore di colore deve interpretare un drow è quella è un'offesa razziale. Cioè, sei nero, ti faccio fare drow. Cioè, quella è un'offesa razziale. Perfettamente logico, sono d'accordo. Stasera ci vediamo. Prego. Dobbiamo considerare, allora, arrivati a questo punto... Aspetta, Gabriel. Facciamo parlare Biggins. Ok, dammi tu il via. Ok, esatto, Lim, dammi tu il via. Guarda, vieni subito dopo Biggins e preparati, perché tra te e NGL... Noi siamo gli unici che hanno letto i libri di Tolkien. No, attenzione, perché c'è anche Valerio, il grande Vale, che ci è venuto a trovare per una puntata, che dice, buonasera ragazzi, li ho letti, l'ho Hobbit e il Signore degli Anelli almeno un paio di volte, ovviamente ho visto il film 6745, grande Valerio, posso spero essere che farai di aiuto? Poco delle differenze tra i libri e i film, almeno io penso proprio di sì, ma adesso sì. Finalmente, dopo 10 minuti che stiamo cercando di dargli la parola, Bicchi, ci dici cos'hai contro gli elfi di colore. Di colore. Allora, i famosi elfi di colore. E no, vabbè, ragazzi, seriamente, innanzitutto saluto due miei colleghi che hanno innescato in me questa mina. Saluto Ugo e saluto Antonio. E Antonio era avvelenato. Brava Manila. Ciao. No, meno male, qualcuno che ci segue con cognizione di causa. E quindi Antonio si è proprio infervorato su questa situazione, perché tra l'altro mi diceva, e cioè, vi dico proprio, alla fine cosa succederà, cosa ci faranno vedere, la melevisione? Perché allora io quello che dico io, e poi sono andato a documentarmi, ho letto, ho fatto, e su c'è un titolo di giornale, del giornale, che dice mette proprio questo titolo: il Signore degli Anelli vittima del politicamente corretto. Ugo, eccolo, finalmente
è tutta la settimana che mi parla di te, non ce la faccio più, è contro... Ma che anche... piacere conoscerti, anche solo incontrarti virtualmente. Non ce la facciamo più con questi elfi di colore, me li sogno mamma anche mia, la notte. Mamma mia. Come gli elefanti quindi... rosa di Dumbo. Non occhi mordivermi, ma i rosa i pachidermi mi fanno rabbrividire. Esatto. E comunque niente, praticamente dopo queste, innanzitutto diciamo che ha anticipato le immagini Vanity Fair, ha anticipato le immagini del trailer, e già da lì è scoppiato il caso, e Amazon Prime, che ha acquistato tutta la serie, si è dovuta difendere abbastanza ferocemente, perché i fan l'hanno proprio massacrati. Io però questa cosa qui la volevo chiedere, e quindi finisco qui il mio intervento molto rapidamente, la volevo chiedere a Gabriel Wolf, perché lui è il nostro mentore. Quindi questa... tu stai dando la parola a Gabriel Wolf. Vabbè, io vivo io. Sto a metà tra due mondi, quello italiano e quello americano, per cui... E voglio sapere la sua, perché allora, nella mitologia norrena, l'elfo... come viene rappresentato? Allora, voi aspetta Gabriel, scusa Gabriel, ok, nella mitologia norrena, Gabriel, dici anche cosa hai pensato del trailer pure, eh? Vai Gabriel! Allora, prima di rispondere a Beakins, la primissima cosa che mi ha colpito del trailer e che sono sicuro nessuno di voi ha notato è che c'è un evento profetico. Perché in questo trailer la cometa sì, che anticipa l'estinzione dei dinosauron. Dei dinosauron. Dei sauron. Ok, cazzate a parte. No, allora, che cazzate, questa era grandiosa. Non me l'aspettavo veramente. Sì, ok, quando l'avranno capita magari lo diranno anche loro. Dai ragazzi, allora, prima cosa importantissima, rispondo prima alla domanda di Beakins e poi come si contestualizza nel contesto sociale moderno questo fatto. Sembra un discorsone, bastano due minuti. Allora, nella mitologia norrena ci sono due razze divine, gli Aesir, che sono gli dei di Asgard, come Thor, Odino, Freya, Balder e così via, e i Vanir, che sono appunto la stirpe degli Elfi. Secondo la tradizione dei popoli del Nord, gli Elfi sono alti, atletici, hanno la pelle candida, gli occhi chiarissimi, orecchie a punta, i lunghissimi capelli che quasi sempre sono biondi. Ora, questa è la rappresentazione non canonica o semplicemente tradizionale, è la rappresentazione che ha detto grande Valerio. Grande Valerio. Cioè, questa è la rappresentazione di questa razza divina. Quindi qua non si tratta di dire che fastidio ti che dice Samantha, gli elfi sono sì, infatti. Allora, se tu vuoi trarre dagli appunti, perché poi allora chiariamo una cosa, qua si parla di appunti di Tolkien, perché tutte queste 4-5 stagioni sono ricavate da neanche una dozzina di pagine che stanno in calce al Signore degli Anelli e al Silmarillion, in cui si narra appunto della grande guerra durante la seconda era, con l'ultima alleanza tra elfi e umani, quando Isildur rubò l'anello a Sauron durante l'ultima battaglia. Come si vede all'inizio del primo film del Signore degli Anelli, appunto, che in questo fa un giusto prequel per introdurre le vicende della trilogia.
adesso si sta tanto a parlare, cazzeggiare, scherzare su questa storia che c'è un attore di colore che interpreta un elfo. Io sinceramente lo trovo ridicolo, per un motivo molto semplice, che non ha niente a che fare con la storia, con il background, ma è una mera questione di soldi. Siccome adesso ci sono le quote cosiddette minoranza da includere nei film, allora introduci elfi di colore. Allora, chiariamo una cosa fondamentale. Già parlare di quote minoranza io lo trovo discriminatorio e razzista, perché vuol dire che un gruppo umano che ha una determinata caratteristica è una cosa a sé. Quindi già questo, bollinami in rosso per favore, già questo mi fa girare i coglioni. Perché proprio non è possibile ancora continuare con questa storia delle percentuali minoritarie. Ciò premesso, ci sono casi invece nelle serie televisive in cui finalmente vedi attori di colore dove prima non c'erano mai stati. Un esempio per tutti, anzi due esempi posso fare. Uno, la serie sulla vita della principessa Caterina d'Aragona, che divenne poi la prima moglie di Enrico VIII, in cui la sua damigella, guarda caso, è di colore. Ma è normale, perché alla corte di Granada, siccome di Mori ce n'erano ancora tantissimi, il fatto che la sua guardia del corpo e la sua damigella d'onore siano moreschi è perfetta, non solo è giusto e corretto, è storicamente ineccepibile. Nella serie Britannia, quella in cui si parla dei druidi e dell'arrivo dei romani sull'isola, ci sono legionari africani. Ed è la prima volta, viva Dio, che si vede finalmente una cosa storicamente valida, perché i romani, a partire da Cartagine, hanno conquistato il Nord Africa all'inizio proprio della loro espansione del Mediterraneo. Per cui ce n'erano intere coortes di legionari che venivano dall'Africa e che si guadagnavano anche la cittadinanza e non venivano visti come qualcosa di a parte. Come dire, guarda, nelle legiones abbiamo anche la pars africana. Manco per niente, perché i romani non facevano differenza. Sei un bravo legionario, sei fedele all'autorità dello Stato, ti guadagni la cittadinanza, basta, non ci sono differenze. Invece questo modo che hanno adesso, invece di parlare di inclusività, non fa altro che sottolineare e rimarcare le differenze, al punto, e questa me la sono tenuta per ultimo, che siamo arrivati a una cosa sconvolgente, che in America e negli Stati Uniti e in Inghilterra stanno arrivando molti a proibire lo studio delle opere di William Shakespeare, dicendo che il Mercante di Venezia è antisemita, Otello è razzista, non so, la Bisbetica Domata è sessista. Bollinami rosso per una volta ancora, credo sia l'ultima. Brutta manica di coglioni. Le opere di Shakespeare sono documentali, vanno circostanziate al tempo in cui sono state scritte, raccontano e dipingono una realtà che all'epoca non era considerata discriminatoria, era la realtà. Poi che lo fosse o meno è un giudizio a posteriori che ha anche le sue argomentazioni legittime, ma da qua a dire che se tu insegni in una classe di letteratura inglese il Mercante di Venezia fai diventare antisemiti i tuoi studenti, cioè trovati degli argomenti, brutto idiota di professore, perché vuol dire che sei un ignorante o semplicemente un narcisista in cerca di visibilità. Perché fra l'altro Shylock, sì, è un ebreo malvagio che poi ci viene portato, cioè tutta una serie di circostanze complicatissime, ma è una metafora prima di tutto. Certo. Quindi non c'entra un cavolo l'antisemitismo. Questo voler cambiare anche la forma, il background delle storie, cioè per come appaiono i personaggi, non è questo inclusivismo che adesso viene tanto decantato come se fosse una qualità, quando invece tu non fai altro che sottolineare la differenza, oltre che a coprirti di ridicolo, perché che sta dicendo Manila? Attenzione, Gabriele, perché hai un tuo adepto
È scatenato Magona. No, Marina, mi dispiace, lo so, non l'ho fatto io. È una notizia che ho letto ieri online, mi sono venuti i capelli dritti e io ce li ho lunghissimi. Per cui mi sono stancato di questo cosiddetto di questa nuova moda che chiamano inclusività, che invece non fa altro che rimarcare le differenze. Come? Per esempio in Thor metti un guardiano di Bifrost con un attore fighissimo, perché Idris Elba è un figo della Madonna, per carità, magari in un altro ruolo reciterebbe pure, perché Heimdall non è che fa granché. Ma sei ad Asgard, sei nella dimora degli Aesir. Heimdall, cioè uno degli Aesir. Non è possibile. Ah, e questo modo non vuol dire creare ponti, qua vuol dire rimarcare le differenze in un modo che poi alla fine non voglio neanche pensare a come me può svilupparti, perché questo poi vuol dire dare argomenti a quei gruppi di razzisti tipo Potere Bianco in America, che da queste cazzate prendono forza nella loro monumentale ignoranza. Cioè tu dici non ci sarebbe stato bene Thor nel Wakanda. Thor può andare ad aiutare Pantera Nera, ma dire infatti, che Thor è nativo del Wakanda è ridicolo, anche perché cioè è nato albino, non ho capito, non avrebbe senso. Attenzione, perché non si può toccare né Shakespeare né Thor. Ragazzi, fermi un attimo, una cosa proprio in anteprima, io non mostro il mio viso, ok? Però vi posso mostrare che cosa porto qui. Lo vedete? Ah, beh, sì che lo vediamo. Un po' più in basso? Vabbè, comunque si è capito, dai. Oddio, sì, questa Angela, dove vuoi arrivare? Come un po' più in basso? No, quel po' per carità. Ecco, quindi, adesso è chiaro, questo lo porto sempre. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che continuare a rimarcare le differenze non significa superare il razzismo e il sessismo, ma solo ribaltarlo. E così facendo non se ne uscirà mai. Grazie, ti ringrazio Gabriel. Ti chiudo così, perché questo volevo sentire dire. Cioè, stare sempre lì a rimarcare, sempre con queste quote, sempre con queste, è proprio l'essenza, lo posso dire, razzismo? Sì, perché è quello che è, vuol dire chiamare una cosa col loro nome. Allora, ci siamo rotti i coglioni, Bollino, perché l'ho detto. Passiamo la parola a Engiel e con una domanda pure. A te stasera, Engiel, ti voglio... sei interrogato proprio. Bene, per una domanda. Queste quote che vengono utilizzate ormai nel cinema, anche proprio dagli Oscar stessi, possono fare del bene? Hanno una percentuale di cosa di positivo? Thank you for the question. Allora, diciamo che non le apprezzo particolarmente per i motivi che abbiamo detto fino adesso. Aggiungo un altro spunto di riflessione che io ho fatto nel vedere la serie Bridgerton. Non so se vi è capitato. Di Netflix, anche lì diciamo l'intero cast era stato selezionato. Sì, io l'ho evitata proprio per gli stessi motivi. Perfetto, sì, ma infatti io invece non sapevo a cosa andavo incontro, sinceramente ho cominciato a vederla e basta. A parte il fatto che c'è tanto di quel sesso che a quell'epoca non era concepibile in quel modo, da quel punto di vista storicamente è ridicolo. No. Ma infatti la costruzione storica da quel punto di vista fa acqua da tutte le parti e va bene, ma quello in cui fa più acqua però è in un tema che in realtà crea proprio, secondo me, un falso storico, nel senso la maggior parte... Guarda Valerio che sta facendo. Vedo. È solo un po' di pelle, solo un po'. Cioè, l'ha detto in diretta, ha detto che vuole scendersi ancora più giù, ma mi sembra prematuro, sapete? No, siamo solo le preliminari, dai, siamo solo le preliminari. Quindi l'hanno fatti con molta calma, sempre che non ti addormenti durante, perché là vuol dire che sei un pippone, ma comunque. Certo, però secondo me non è scemato l'Orone di Mistero, è aumentato, perché adesso abbiamo visto soltanto una parte di Gabriel, e quindi immagini tutto il resto. Comunque, vado avanti.
No, dicevo che in Bridgerton in particolare a me urtò il fatto che è stato creato un falso storico, ovvero quello che alla fine dell'età vittoriana fosse l'Inghilterra, in quello specifico proprio l'Inghilterra come guarda che prima la Gran Bretagna. Sì, scusami, hai ragione. L'epoca dell'emergenza è prima dell'età vittoriana. Hai ragione, quindi metti inizio per prima, sì. Inizio 800. Esatto. La reggenza è fine 700, inizio 800. Esatto, è vero, scusa, perché hai ragione, infatti la regina, fatto sta che la regina è un personaggio di colore. Sì, ma in realtà come? È di colore, nella serie. Sì, ha saputo, poi una regina inglese, cioè, scusami, qua fammi dire una cosa, Queen Caroline, la regina Carolina, è passata alla storia per il fatto che, diciamola in un modo caro alle nostre nonne, era una donna molto vivace, cioè regnava da solo e dava scandalo perché era molto vivace. Mettere che Queen Caroline era di colore è come dire che se sei una donna di colore allora sei una, cioè no, questo è razzismo, cazzo. Ok, e questo è un punto. Il secondo punto è che comunque buona parte della nobiltà inglese della serie si direbbe che sia di colore, tant'è che io lì per lì pensavo che fosse soltanto una questione estetica e quindi dice, vabbè, tu non ci devi far neanche caso che siano di colore o meno i personaggi perché non importa, alla fine sono persone, non è quello che rileva. Ma in realtà nella serie stessa, per creare una giustificazione a questa rappresentazione eterogenea della nobiltà inglese, a un certo punto esce anche escono delle battute di alcuni personaggi che giustificano il fatto di dire, vabbè, perché in questo momento la regina è di colore, ha sposato il re, quindi è di colore, quindi adesso ci tollerano, ma poi magari potrebbe non essere più, quindi saranno anche inventati l'antefatto storico per il quale a quanto sembrava ci fosse questa nobiltà di colore in Inghilterra che non c'è mai stata, quindi questo qua è un una rappresentazione falsa che crea anche poi una sì, scusami se ci sono cascato, scusa, non è che me no tecnico, ho dato un calcio alla... che non fossi andato via apposta, no dicevo, scusami, che per carità ma ci mancherebbe, no, intendevo che comunque, e quindi in questa serie viene anche data una rappresentazione assolutamente distorta oltre che sbagliata e che diciamo ai posteri poi questa cosa va sostanzialmente va a scapito perché non è storia, quindi cioè, è come se stessimo dicendo ma il razzismo non è mai esistito, che non vedete che i nobili che in Inghilterra nel 700 era pieno di nobili di colore? Non è assolutamente vero. Comunque chiudo questa parentesi perché l'abbiamo già affrontato a dovere il discorso, ritengo. Fatemi parlare del signore Anelli un attimo. La premessa, come abbiamo detto, è che Amazon ha acquistato una parte dei diritti sul mondo e sulle opere di Tolkien e, come dicevamo, quindi in sostanza dovrebbe prendere, da quello che ho desunto io, dalle informazioni che abbiamo finora, soltanto spunto riguardo all'ambientazione e a una specifica epoca dell'ambientazione. Perché? Perché Tolkien, come prima dicevamo con Mandro, con Gabriel e con Vikings, ha scritto tutta una serie di appunti che sostanzialmente gli sono serviti per scrivere quelle che sono le sue opere principali, essenzialmente i romanzi che abbiamo citato prima. E la collezione, se così vogliamo dire, di tutti questi appunti è riassunta in varie raccolte, eccetera. Il Silmarillion è sicuramente quello che le contiene tutte. Questa appunto è la seconda era di Arda. Adesso non sto a raccontare tutta la storia della prima, però appunto che è ambientata circa un migliaio d'anni prima rispetto ai fatti del Signore degli Anelli, attenzione, quindi della caduta definitiva di Sauron e all'inizio poi quindi della quarta era, quindi qui siamo in piena seconda era, ovvero quando, questo ve lo posso dire, non credo sia spoiler, Sauron si propone alla corte di quella che è la stirpe umana più potente del periodo e da qui nasce la saga degli Anelli. Okay, non dico altro perché poi non è questo che ci interessa. Adesso, andando nello specifico ad analizzare il trailer, che nel frattempo ci siamo dimenticati perché l'abbiamo visto mezz'ora fa, a me sinceramente, quando noi parliamo di trailer, diciamo sempre, no? Il trailer serve ad attirare l'attenzione, ad invogliarci a vederlo. Voi giustamente avete detto, non ho letto i libri, conosco poco l'ambientazione, eccetera, mi ha incuriosito. A me personalmente non ha fatto questo effetto. Devo dire che ho una gran
scimmia rispetto a questa serie. Ho grandi aspettative rispetto a quello che dicevi prima, Lim. Io invece, ahimè, ho grandi aspettative e ho una gran paura che queste vengano tradite. Sinceramente, forse invece mi aspettavo come primo trailer qualcosa di più potente. Allora, le immagini sì, per carità, sono suggestive, sembra ottima sicuramente l'investimento in termini anche di qualità produttiva. E Giulio, certo, scusa, tu sei come me, sì, tu molto più di me, comunque un videogiocatore, sì, ma non ti ha un po' infastidito che la grafica sia più da videogioco che da film o serie televisiva? Cioè, pensa solo alla cascata fintissima, sì, cioè, manco in Final Fantasy si vede, o in Skyrim, sì, si vede una cosa simile. Allora, non solo fintissima, ma anche presa da una prospettiva, esatto, che vuole essere soltanto, non lo so, resa proprio così, ancora più epica. Sinceramente l'ho trovata eccessiva, però, cioè, ci sta, ok, voglio attirare l'attenzione nel trailer. Il problema è che, per carità, non che da questo trailer si dovessero desumere personaggi o situazioni, perché proprio perché la trama di questa serie è e rimarrà, penso, per molto tempo un grandissimo punto interrogativo. Non ci sono personaggi che tu vedi o puoi riconoscere, a parte qualche rarissima eccezione. No, perché uno sappiamo... potrebbe... Aspetta, qua parliamo della seconda era, quindi avendo letto, sì, i libri, sì, in realtà un personaggio dei film ci potrebbe essere, ed è proprio, sì, Gandalf. Allora, sì, i personaggi che caso, ci possono essere sono tanti. Ci mettono Gandalf con un... Però dovrebbero di nuovo scritturare Sir Ian McKellen, perché già Galadriel è più giovane, l'hanno fatta con un'attrice diversa. No, sarà, sì, un attore finlandese. Che poi, ragazzi, che Galadriel più giovane... Un attore finlandese, dice Biggins. Io ho capito, ma una Galadriel più giovane, essendo un elfo di 1000 anni... Esatto, cioè, di quanto è vecchia. Esatto, allora, esatto. Cioè, infatti stavo dicendo, i personaggi potrebbero essere... 12 anni. Esatto, infatti stavo dicendo, i personaggi possono essere, che diciamo presenti anche in questa serie, già noti dal Signore degli Anelli, possono essere tanti, sostanzialmente tutti gli elfi e tutti i personaggi che per qualche motivo hanno natura divina o immortale, come... Gabriel citava Gandalf, potenzialmente tutti gli stari, diciamo, tutti gli stregoni. Ma però, ecco, appunto, il cambio di attore, chiaramente, nel caso di un elfo, 1000 anni per un elfo sostanzialmente non sono nulla. Galadriel, tra l'altro, è un elfo di seconda generazione, cioè praticamente quindi ha vissuto tutta la storia del mondo, Arda. Del mondo, quindi, sì, esatto. Praticamente quando è stata raccolta la luce degli alberi di Galinor, oddio. Valinor. Quindi praticamente sono nati gli dei, è nata la prima generazione di elfi, dopo è nata Galadriel. Sì, appunto, cioè Galadriel ha migliaia e migliaia di anni. Esatto. Galadriel è quasi una divinità, ok? Vabbè, comunque, ma a parte queste parentesi, a me il trailer non ha fatto scattare molto, proprio perché sostanzialmente non si è visto, a parte un pochino di... diciamo di maestosità, anche come diceva Gabriel, eccessiva nell'ambientazione. Ecco, per esempio, anche il parlato, quella voce fuori campo del personaggio femminile che dice che il mondo è vasto e che sì, per carità, però poteva essere valido per qualsiasi altra ambientazione. Non mi ha trasmesso immediatamente Terra di Mezzo e non mi ha calato su contesti tipici della Terra di Mezzo. Tipici di Tolkien, e poi ecco, mi aspettavo maggiori riferimenti a Skyrim che Tolkien, sinceramente. Sì, diciamo, ho visto più un fantasy che per il momento è generico, diciamo che, ecco, mi aspettavo magari un po' più di riferimenti per magari per chi è appassionato diciamo alla stirpe dei Numenor, che finora chiaramente non si è mai vista e di cui poi l'erede... Guarda, senza andare sempre sugli dei, i semidei e gli elfi, pensiamo anche solo ai poveri hobbit. Qui in pratica non ci sono, perché ci sarebbero degli antenati che erano chiamati pelusi piedi, i pelo piedi, che erano dei mezzi, cosa? I pelo piedi, pelo, sì, pelo piedi, pelo piedi, grazie, grazie Mandro. Cioè, ti concentri praticamente su questi che sarebbero dei mezzi selvaggi, che però, guarda, erano in amicizia con chi? Con i nani? Cioè, i nani già all'epoca avevano creato una civiltà che era qualcosa di pazzesco, magnificente, perché avevano scolpito intere montagne dall'interno, creando cose, ed erano in amicizia con questi cosi. Sì, in effetti. Cioè, ragazzi, io vi devo richiamare all'ordine, perché abbiamo di Jurassic World da parlare, eh? Sì, scusa, ma... lo so, ma tu
ma tu mi così abbiamo finito tutte le aeree. Io non esco più, ci ma possiamo certo, stare tutta la notte, fra poco le facciamo tutte queste aeree. Diciamo, ragazzi, potrebbe organizzare, diciamo che certo, tanto sul trailer non c'è altro da dire, perché sostanzialmente no, infatti, aspettiamo con ansia che... il prossimo, aspettiamo. Dai, magari... esatto, io penso che come primo teaser ci ha fatto già parlare parecchio. Fra sì, pochi no, minuti io direi pausa e si ritorna in live con il trailer di Jurassic World Dominion. Ok, per tutti gli appassionati di Jurassic Park, ci vediamo qui fra 5 minuti. Pausa, bevete, bagnate. A fra poco. Tutti un bel peccato. A tutti un bel peccato.